Ragazzi, buonasera, buonasera. Quando avevamo deciso di non parlare di calcio, perché c'era questo mondiale, a mio modo di vedere, inutile, non essendoci l'Italia a parteciparvi, ecco che stasera è scoppiata una bomba, è scoppiata una bomba. Scoppiata una bomba clamorosa, Agnelli si dimette dalla Juventus dopo 12 anni, dopo 12 anni e si è dimesso pure Pavel Nedved. Quindi ci sono state queste dimissioni clamorose. All'inizio dicevano che si era dimesso pure arriva bene, ma invece ora a quanto pare ho visto il video del bravo giornalista Gianni Bazzarini, ha detto che invece ad arriva bene è stato chiesto di continuare a espletare le sue mansioni. Sembra che tutto questo sia accaduto proprio perché ci sono stati dei nuovi risvolti riguardanti il processo delle plusvalenze e quindi a questo punto io non mi pronuncio perché, essendoci un processo in corso, non si sa se sono colpevoli, se non sono colpevoli, perché quando ci sono i processi in corso, fino a quando uno non è colpevole, non si può pronunciare. Però a quanto pare ci sono stati dei risvolti riguardanti questo processo delle plusvalenze e quindi Andrea Agnelli e Pavel Nedved, a quanto pare, si sono dimessi così, per non creare problemi appunto nella Juventus. Ora che cosa sento io qua in giro? I soliti gufi di merda, perché siete gufi di merda e dei rosiconi, con la mentalità italiana perdente che vi ritrovate sempre. Juve in Serie B, Calciopoli 2, Calciopoli 3, siete degli ignoranti, siete degli ignoranti. Anche se Agnelli e Pavel Nedved e tutti gli azionisti che si sono dimessi perché CDA si è sciolto fossero dichiarati colpevoli, qua si tratta di reati, praticamente, eventualmente reati riguardanti reati finanziari, reati di bilancio, che non hanno niente a che vedere con l'area sportiva. Non hanno niente a che vedere con l'area sportiva. Nel 2006 ci avete potuto retrocedere, ci avete fatto retrocedere con intrallazzi vari, dicendo che noi avevamo rubato, che comunque ci eravamo giocati le partite, quando invece non c'era nulla di tutto questo, perché ci avete retrocesso, ma la Juventus non si è mai giocato una partita. Ma io non voglio sconfinare, quello era un discorso praticamente del 2006 riguardante, c'erano state delle irregolarità per quanto riguarda la designazione di arbitri, ma non c'entrava comunque che la Juventus si era giocata le partite. La Juventus non ha mai fatto calcio scommesse, ricordatevi questo. Comunque non voglio sconfinare, quindi si tratta di reati eventualmente di finanziari, reati di bilancio. Quindi qualora il CDA sarà dichiarato colpevole, a meno io non sono un avvocato, non sono un giurista, non sono un magistrato, dovrebbero essere dichiarati colpevoli, dovrebbero pagarne le conseguenze le persone che hanno fatto questi reati di bilancio, questi reati finanziari, ovvero Agnelli, ovvero Arrivabene, eventualmente che è subentrato ora, non lo so, Pavel Nedved e quant'altro. Ma la violenza non c'entra niente. Quindi, gufacci di merda, non praticamente non cullatevi, cioè non godete, cioè, non fate gli spavaldi su YouTube, la Juve è fallita, il tuo cervello è fallito, il vostro cervello è fallito, prima quando siete nati il vostro cervello è fallito praticamente il vostro cervello, perché ogni cosa, ogni minchiata, praticamente desiderate sempre che la Juve pensi che B, questa volta nel culo ve la dovete prendere, ve la dovete prendere nel culo, perché la Juve in Serie B non ci andrà mai. Perché non c'è stato nessun reato sportivo, nessun illecito sportivo, nessuna irregolarità nell'ambito sportivo. Perché in Serie B, testa di cazzo, si ci va quando ci giochiamo le partite, quando c'è il calcio scommesse, quando ci sono irregolarità, quando si pagano gli arbitri, non quando ci sono dei reati di bilancio riguardanti plusvalenze, eccetera, eccetera. Capito? Se ci sono stati, perché non ha niente a che vedere col campionato. Questi reati, il bilancio di una società, non ha niente a che vedere con il campionato in corso o con l'eventuale Europa League o con le Champions e quant'altro. Non c'entra niente, non va ad intaccare l'area sportiva, non va ad intaccarla. Semmai la Juventus, visto che se dovesse essere dichiarata colpevole, potrebbe avere semmai una multa, magari una multa salatissima,
e sarebbero condannati colpevoli, che hanno trasgredito queste, hanno fatto queste trasgressioni, queste, insomma, questi reati hanno commesso. Quindi, finitela di dire che l'evento è fallito, non fate gli ignoranti, perché qua avete tutte le lauree e diplomi, ma dentro il cervello avete la terza media. Avete la terza media. E vi ho detto tutto. Ora Agnelli ci lascia dopo 12 anni, ci ha lasciato dopo 12 anni, e qualsiasi cosa sia successa noi lo salutiamo, perché comunque ci ha portato 9 scudetti di fila, e quindi questo tocca dirlo, lo dobbiamo ringraziare, lo ringrazieremo sempre, qualsiasi cosa succeda. E Pavernetted, io la merda in faccia non gliela butto mai, perché comunque Pavernetted, io mi ricordo, è stato un grandissimo giocatore della Juventus e quindi fa parte della storia della Juventus. Quindi a me, qualsiasi cosa succederà, non butterò mai merda in faccia a Pavernetted e neanche ad Andrea Agnelli. Aspettiamo quindi, Buffera, Certuni nominano la parola Buffera, per me Buffera non ce n'è. Perché a gennaio la Juventus continuerà a giocare il campionato regolarmente. Ora poi, a quanto pare, ci sarà un'assemblea e si riuniranno gli azionisti per decidere chi sarà il nuovo presidente, il nuovo vicepresidente. E penso che si deciderà tutto a gennaio. Quindi, calma e sangue freddo, gufacci, non è successo niente. È solamente la fine di un'era, è la fine dell'era di Agnelli, il quale noi ringraziamo per tutti i trofei che ci ha fatto vincere. Poi io non mi voglio pronunciare su plusvalenze e quant'altro, perché non sono né un avvocato, né un magistrato e né un giurista. Voi invece, secondo me, dovete andare a scuola, perché non ne capite un cazzo. Non ne capite un cazzo. Ciao a tutti e sempre Forza Juve.